Buon 2020 a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo anno. Io volevo condividere con voi, cioè al di là degli auguri, che bello, che figo, e vi dicendo 5 cose su cui io personalmente mi sono messo al lavoro. Sono una sorta di 5 obiettivi che mi auguro di poter raggiungere inizio nel 2020, magari insomma ci spiegherò un po' di più, ma condividerlo fa bene per in qualche maniera discuterne e per in qualche maniera lavorare insomma assiduamente, condividere anche leggere i vostri, per cui scrivetemelo nei commenti qua sotto, dipende dal social. Benvenuti al podcast del Caffettino, sono Mario Moroni ed oggi parliamo dei 5 obiettivi che vorrei raggiungere personalmente. Il primo è uno di quelli più importanti e più fisicamente impegnativi, direi, incontrare più persone. Il primo è incontrare più persone, ma non parlo soltanto degli eventi, anzi, grazie a tutti gli inviti che mi arrivano, cerco di partecipare agli eventi a seconda dell'agenda che ho, insomma, che riesco a rispettare, quelli più significativi, quelli più adatti a me, eccetera, eccetera. Continuate a invitarmi, sono molto felice, ma a fronte di questi eventi, quindi le grandi città o degli eventi più rappresentativi, mi piacerebbe organizzare anche dei micro sorta di meet-up, degli aperitivi, delle cene, degli incontri con chi segue i miei contenuti. Non soltanto per dire quanto siamo fighi, quanto siamo belli noi del caffettino, noi insomma che magari abbiamo frequentato corsi o masterclass, eccetera, quanto per condividere delle cose e per avere feedback fisici. Quindi uno dei primi obiettivi è dire: ok, c'è un evento a Roma, perfetto. Il giorno prima dell'evento ci troviamo, facciamo un aperitivo in 4, 5, 10 persone, non tantissime, poche, un numero di persone con cui si può parlare, avere una chiacchierata, e poi il giorno dopo si va tutti all'evento oppure ognuno va dove deve andare. Questo mi permette di avere un contatto più umano con le persone che seguono i miei contenuti e non di disperdere, diciamo così, la comunità in giro per l'internet. Diciamo così, primo obiettivo è essere più fisici, mettiamola così. Secondo obiettivo invece riguarda l'attività che faccio fisicamente, quindi come faccio a creare il contenuto. Il secondo obiettivo è fare meno attività operativa, o meglio fare la stessa attività operativa ma avendo più risultati da questa attività operativa. Un esempio, sto provando, sto capendo, sto cercando di lanciare il blog testuale su mariomoroni.it, sul mio sito personale. Perché questo? Perché è vero che i podcast, che le live, sono tutti contenuti che sviluppo di più, abbiamo lanciato anche le LinkedIn live, eccetera, eccetera, però poi muoiono, finiscono da qualche parte nel dimenticatoio. Invece di avere un sito con tutto l'archivio, tutte le link, ho scritto, fatto da una copy, bene, incartato bene, fatto bene, può portare non soltanto ad avere un contenuto che vive un po' più di tempo, ma anche avere un pubblico nuovo che magari non ama assolutamente ascoltare o vedere dei video come in questo caso, ma magari leggere, riflettere, commentare e ingaggiare. Quindi prendere un contenuto cercando di farlo vivere più a lungo. Quindi la seconda cosa è fare meno attività operative, quindi meno attività che mi intraprendono fisicamente, ma allargare il mio network di collaboratori. Se c'è qualcuno che vuole candidarsi, ben volentieri mi commenti o mi contatti in privato, io ci sono. Terzo punto è un po' incluso, diciamo, nella nostra community per chi segue tutti i giorni i miei contenuti, che è aggiornare costantemente la masterclass. Mi sono dato un obiettivo nel 2019, è lanciare il mio primo infoprodotto, la mia prima attività di formazione online, il mio primo videocorso, fra mille virgolette. Ci sono riuscito, l'abbiamo lanciato a novembre, e grazie, insomma, a tutti quelli che l'hanno acquistato. Però vorrei che questo prodotto, questo spazio, questa tipologia di masterclass diventi un contenuto per sempre, quindi utile per sempre a chi l'ha acquistato, a chi è entrato in masterclass. E quindi l'obiettivo sarà aggiornare ogni mese, aggiungendo un modulo ogni mese, un webinar, un piccolo contenuto, come abbiamo già fatto a gennaio con con il webinar di LinkedIn Live, quindi se lo trovano tutte le persone che l'hanno acquistato già prima, per cui piano piano, mese su mese, questa masterclass si allarga, diventa più grande, con più contenuti, potenzialmente infinito. Insomma, continuare a aggiornarlo, anche perché chi ha la possibilità di seguire i contenuti deve avere anche la possibilità di essere contestualmente e costantemente aggiornato, contestualmente alle nuove attività, agli aggiornamenti, e costantemente, perché ogni giorno ne esce una. Il terzo punto è avere più costanza, ok? Sto facendo dei podcast ogni giorno, ok? Sto facendo due live a settimana, ok? Faccio i video, ok? Faccio gli eventi, però tante volte, cara mia o caro mio, mi viene voglia di staccare la spina e andare tutti al diavolo, non fare più niente.
Invece devo allenarmi, devo ritornare a fare quella 100 giorni che, so, chi mi conosce da qualche tempo ha già visto sui miei social. Ho provato a fare 100 giorni senza alcol, ci sono riuscito. Ho provato a fare 100 giorni senza caffè, ci sono riuscito. Sto studiando una 100 giorni con o senza per questo 2020, cioè che mi alleni questa 100 giorni a essere ancora più resiliente, a creare, avere ancora più costanza e più mentalità fissa per non fare di più, non lavorare di più, e quindi riaggancio al discorso precedente, ma fare meglio con quello che sto facendo, con il tempo che ho, magari in futuro anche diminuire le ore. Quindi avere più costanza è un altro obiettivo di questo 2020. E il quinto punto, il quinto obiettivo, poi scrivetemi nei commenti i vostri, che secondo me il quinto obiettivo è quello più importante, cioè avere che cosa? La conoscenza di cosa non so fare, scoprire che cosa non so fare. Trovare quelle cose che veramente non so fare. Non dico scalare l'Everest o suonare il violino, che so già che non so fare, ma scoprire che cosa non so fare. Io non so ad oggi che cosa non so fare nelle attività che sto facendo. Magari qualcosa può uscirmi un po' meglio, magari arriva qualche suggerimento, però c'è un mare di competenze, c'è un mare di abilità che non so di non saper fare. E quindi grazie ai vostri commenti, alle vostre critiche, ai vostri suggerimenti, il quinto punto sarà mettere una lista in questo 2020 di cose che non so fare e che magari mi piacerebbe saper fare o magari no, non mi interessa, quindi togliere dalla lista di cose che voglio imparare. È molto importante, fondamentale per crescere, raggiungere nuovi obiettivi in questo nuovo anno, sapere e conoscere cose che non so fare. Ebbene, con questo veloce riepilogo ai 5 obiettivi che vorrei raggiungere nel 2020, non voglio fare discorsi di fine anno, di inizio anno, c'è già il Presidente della Repubblica che già ne fa di buoni. Chiudo solo un po' come, insomma, succede di solito, almeno in questo spazio, di dare un messaggio positivo a tutti noi, che sia uno start-up, un professionista, un imprenditore dall'altra parte del microfono e della telecamera, ad avere più speranza e cambiare maggiormente direzione. Se le cose non vanno, si può cambiare, si può girare, si può svoltare, sempre che prima o poi abbiamo identificato la nostra strada maestra, il nostro obiettivo finale. È solo quello, essere felici facendo un lavoro che ci dà soddisfazione e anche tanti quattrini. Vi auguro buona giornata, mangiate le verdure, fate i bravi. Buon anno, buon 2020.